Buon ciao Ayu, benvenuti a tutti dal vostro amichevole Nonno della Rete in questo nuovo video. Ho per un amico Ivan, gli porto questa deck profile che mi ha chiesto un mazzo Mannaro budget. Ovviamente, no, visto che gioco sempre competitivo, non lo sono riuscito a fare proprio budgettissimo, ma utilizzo carte che diminuiscono il costo del mazzo effettivo, quello competitivo. Ho cercato di fare il meglio e ho portato delle carte che non vedevano spazio nel meta, che però sono belle, mi piacciono. Una è la bimba del branco, 4 mana 2-5, oh, con 4 mana, sempre uno rosso, uno verde, due incolore, creiamo pedina lupo 2-2 verde e si trasforma in una 5-5 con travolgere. Le altre creature che controlli prendono più 1 più 0. L'altra bombetta che a me piace assai è il Reietto Lupesco. 6 mana 5-4. Questa magia costa 2 meno per essere lanciata se controlli lupo o Mannaro. Quindi a 4 mana abbiamo una 5-4 che quando si trasforma, ogni qualvolta muore un lupo o Mannaro, peschiamo una carta, diventa 6-5. Grossissimi. Poi, scendendo di mana, andiamo al 4 copie di Tovolar, il Signore Funesto, 3 mana 3-3. Quando Lupo Mannaro fa danno a combattimento del giocatore, peschiamo una carta. Se controlliamo 3 più lupi mannari all'inizio del nostro mantenimento, diventa notte e poi possiamo trasformare un qualsiasi numero di mannari umani che controlliamo. Dall'altra parte una 4-4 che da più x più 0 travolge fino a fine del turno. Con mana verde, mana rossa e X, fortissima. Solo per dare travolgere è già forte. Poi abbiamo come creature 4 cuccioli di lupo, 2 mana 1-1, o cuccioli del canto del branco, 2 mana 1-1. All'inizio del nostro combattimento, se controlliamo altro lupo o Mannaro, gli diamo un segnalino più 1 più 1. Quando muore, guadagniamo punti vita pari alla sua forza. Poi 4 copie del naturalista di Kessig. Un mana rosso, mana verde, 2-2 che quando attacca da mana rossa e mana verde, quando si trasforma è una 3-3 che dà più 1 più 1 a tutti i lupi, a tutti gli altri lupi o mannari. E in più dà sempre questo mana verde e rosso quando attacca. 4 copie, 2 copie dello spacco incantesimo artefatti, 2 mana 2-2 lo si deve sacrificare, 3-3 trasformata in una 3-3. Già quando attacca spacca artefatto incantesimo e poi lo possiamo sempre sacrificare. 4 copie del classe del Ranger che come una creatura crea il lupo 2-2 a 2 mana. Poi livello 2 quando attacchiamo, questa è una bomba per forza in un mazzetto lupo. Quando attacchiamo mettiamo un segnalino più 1 più 1 sulla creatura attaccante. 4 mana, guardiamo la prima carta, se è magia creatura possiamo lanciare. Poi 4 capobranco dominante o umana 2-1. Se controlliamo permanente costa 4 più entra con segnalino più 1 più 1. Ogni volta lanciamo magia con valore di mana pari o superiore a 4. Mettiamo un segnalino più 1 più 1. 4 di lei è un cucciolo impavido. Umana 1-1, attacco improvviso. Quando attacca possiamo pagare 3 e prende più 2 più 0. Poi 3 velo di pelle di serpente per proteggere le nostre creature, 2 intuizione, guadagnare punti vita, lottare, dare 2 segnalini più 1 più 1, 2 chiari di luna in naturale, questa è la mossa di Vegeta, trasformi notte, da più 1 più 0 e travolgere a una nostra creatura bersaglia, quando fa danno al combattimento peschiamo una carta, GG. E due, schianto di frantumateschio che va per le terre, terra tappa rossa o fa X danni, divisa tua scelta, fra due creature, o Planeswalker e bersaglio. Se X è pari o superiore a 6, fa il doppio di X. In tutto sono 24 lande, più 2, 26, 8 doppie, 3 idre, 8 foreste, 2 tane bugbear e 3 montagne. E così, 26 lande. Andiamo al gameplay. Il mio nuovo mazzetto. Il mio nuovo mazzetto. Dove stai? Ah,
primo mazzo. Vero? No. Ho fatto bene ad aprire. No, c'è scritto. Primo mazzo. Aspettate, raga. Il mio nuovo mazzetto. No. E non c'è. Ah, eccolo qua, Manarro Budget. Che è successo? Il Manarro Budget più o meno. Vabbè, non c'è Press Walker, non c'è Lupo 3-3, comunque sì. Quei 60 euro già in meno. Poi te ne doppie cose sono quasi obbligatorie, che cavolo. Almeno quelle. Teniamo provando, proviamo a tenere. Un'altra classe del Ranger. E lui guadagna punti vita. E ne guadagna pure assai. Va bene, sì. È ancora presto per attivare la nostra liberatrice delle zone di confine. Valchiria. La Valchiria è forte. Sta a 26. Vediamo se blocca. Non blocco. Liberatrice. E capo blanco. Sta 24. Tosto. Anche se pesco terra la vedo male, infatti è un pesco terra. E niente, vabbè no, fighissimo, soprattutto quando parte così in bomba, se non hai risposto è il mazzo Lifelink, veramente forte. Sia nella versione mono bianco, nella bianca e nera, cioè qualsiasi versione, verde e bianca. Veramente, veramente forte. Di secondo, però, l'avversario si trova in una fase un po' più scomoda. Ma è girato proprio bene. Droppa 1, droppa 2, doppio droppa 2, sì. Ok, teniamo. Tieni 7. Vai, cucciolo, per 3 punti vita ti meriti proprio tutta la mia stima. No! Vai! Tanti cuccioli! Eh sì, è un danno te lo faccio.
Vai, cucciolo. Cucciolo. Classe. Passo. Ah, quello che fa 2 danni a tutte le creature, fa una strage. Vabbè, non ce l'ha però. Eh sì. Livello 2. E attacchiamo. Vai, cucciolo. Capobranco dominante. E terminiamo il turno. Mi mancano un po' di creature belle toste. Per ora. No. Ma proprio perché non lo voglio far apprendere, più che rimbalzare. È notte. Andiamo in gioco tappato. E passiamo. Sta 9. Lupescu. Guadagno inatteso. Ok. Lo potrei concludere con il vanto. Cosa rimbalzina uno, spreco l'occasione. Vai. L'ho giocato ni, però non dovrei rischiare. Ok, questo l'avevo messo in conto, vediamo quanti ne sono. Uno l'avevo messo in conto. Ha solo 6 mana. Solo. Questo da pure travolgere. Quello è simpatico. Fa un cane. Vai.
ha tutto tappato, perciò il vanto per forza. Infatti non lo fa. Sa uno. E pesco. Un'utilissima terra. E nessuna che ti anima. Camarovina. Vediamo. Sta uno. Quel danno che non ho fatto. Niente. Andiamo con la terza partita. Figo. Poi che era dura però grosso. Grosso, grosso, grosso. Vediamo la partita pure con Tovolar. Tovolar fa proprio, se faccio drop a 1, 2, 3, GG. Vai. Sì, droppa 3, 2, ok, non droppa 1, però ho Tovolar. Le montagne ce l'abbiamo. Lupetto, Mirror. Mirror. Tovolar. Tovolar. Oh, nessun attaccante. Mirrorissimo. Vediamo. Ok, naturalista anche lui. 3-3. Chi attacca? Non attacco. Reietto Lupescu. Nessun attaccante, la sta leggendo. Ok, 7-6, 5-5, 4-4.5-5, 6-6. Bello questo mirror. Ok. Nessun bloccante. Ah, ma puoi uccidere così. Giorno e notte, questo non ci faccio domani. Hai un altro... Un altro Arlin? No. E purtroppo
La terra l'ho pescato. No. Attacchiamo. Ok. Abbiamo un chiaro di luna lì. E un paio di bestioni 5-4. Ho perso Tovolar, però ho un paio di amici. Toschi, come ti piace pescare? Ah. E passiamo. Qua ci giochiamo proprio soft. Abbiamo pescato un bel removal. Vediamo che cosa fa il nostro avversario. Che si beccherà, si troverà veramente un sacco di schiaffi. Una Trarlin di giorno. E due lupi. No, fa più uno. Diga. Biga, 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 una biga amica. Terra, terra, terra. Spabam, spabam. Sba, sba, sba. Sì. Viaggiare. E vai, vai, anima la sabbica. E animala. Sta biga. Va bene. Uno lì. Ci sto. Questo lino mi piace. Vediamo mo come la risolvi. Con un'altra biga. È un toschi che attacca. Eh sì. E vai, vai con Dios.
Passo, non gioco la magia, altrimenti diventa giorno. E mo giorno non ci piace. Doppio classe, vabbè, la classe è proprio carta fortissima. Anche perché crea pedina che non sta sotto a dividere per zero, pedina che viene copiata a biga. Che figa. Bellissima. Stupendo. Altra Arlin, terza Arlin di seguito, questa volta 0-5-5. E attacchi così. 1 e 2. E che devo dire? E vado a 6. Peschi 1 e peschi 2. Ok, un'altra classe. Ok. Ok, va bene anche così. È perfetto. Lupi? No, più uno. Vuoi trasformare? Vero? No. Ah, ecco. Uno. No, veramente. Spettacolo. 1-17. Con questa posso solamente chiudere. Quanti danni erano? 8. C'è 3, 5, 7, 11, 16, 20 danni. 20 danni. E non poteva fare niente, no? Bellissimo. Ha provato a pescare, pescato terra, GG. Ok, grazie mille a tutti per la visione, raga. Come sempre, vi voglio bene. Come sempre, ci vediamo un prossimo video. Guaglio.